Salve amici e bentornati sul canale, facciamo un salto in libreria. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione grandissimo. Oggi siamo qui per un video chiacchiere. Sono qui con la mia adorata tazza e sto bevendo una tisana, poi vi dirò cosa. Sono qui per un video chiacchiere, così diciamo che dato che è un salto mass. È impegnativo, quindi ogni giorno parliamo di libri, do consigli anche per dei regali grandi e piccini, per grandi e piccini. Oggi ho pensato di fare un video chiacchiera per conoscerci un po' meglio. Allora, praticamente più di qualcuno di voi mi ha scritto sia in privato sia sotto nei commenti affinché io dicessi un po' di più di me, della mia vita. E per cui ho pensato, sì, dai, facciamo un video chiacchiera. Allora, intanto la mia bella, eccola qua, tisana con la mia tazza, poi parleremo anche della tazza, è questa qui. Sogni d'oro, orti e frutto, arancia, carota e ananas, cioè io la amo e la adoro. E nulla, iniziamo parlando della tazza. Una ragazza mi ha detto e mi ha scritto facendomi ridere: mi iscriverò al tuo canale solo se mi dirai dove hai acquistato questa tazza. Poi, comunque, lei si è iscritta ugualmente. Mi ha scritto che comunque le faceva piacere iscriversi al canale. Questa tazza mi è stata regalata dai miei genitori in un negozio di articoli per la casa che si chiama Casanova con la K. E nulla, e quindi ci bevo le mie tisane. Ma parliamo di me. Allora, che cosa vi posso dire? Posso dirvi un po' di cosine. Allora, sono 4 anni circa che vivo qui in Toscana, a Cortona. Sono venuta qui per amore e ho cresciuto mia figlia, che era piccolissima, da sola con mio marito qui, non avendo aiuti da parte dei nonni, dei familiari, quindi zii, nonni, eccetera. È stato bello impegnativo. Comunque, chi l'ha vissuto può comprendermi, cioè, comunque, lasciare il territorio dove sei nato, cresciuto, dove comunque hai vissuto quasi tutta la vita, insomma, tanti, tanti anni, non è mai semplice. E quindi mi sono ritrovata un po' spaesata inizialmente. Poi però grazie alla mia passione, ricolleghiamo tutto alla lettura, grazie alla mia passione per la lettura ho conosciuto la signora della libreria Federica e con lei ho iniziato un percorso nel senso che abbiamo iniziato a fare delle presentazioni in libreria, ho potuto presentare il mio libro di poesie, eccolo qui, Farfalle. Vedete? Ne ho già parlato in altri video, ho potuto presentare questo mio libro che pensate a Roma non l'avevo presentato, invece qui a Cortona ho avuto questa possibilità e per me è stata una grande gioia sicuramente. E da lì poi piano piano ho fatto anche altre amicizie, infatti saluto tutte le ragazze che sono mie amiche adesso qui a Cortona, le saluto tutte, vi mando un bacio grandissimo e l'amicizia per me è un valore molto importante, quindi sono stata fortunata perché ho trovato veramente, non lo dico per buonismo, delle persone veramente valide, delle donne forti, con le quali ho instaurato davvero un bel rapporto. E questo mi ha aiutato molto perché non avendo la famiglia vicino, la nostalgia di casa c'era, c'è e ci sarà comunque sempre, quindi è chiaro che avere comunque. Creare comunque una comunità amicale, creare delle amicizie e dei legami forti aiuta. Veniamo alla mia situazione lavorativa attuale. Attualmente io faccio la mamma, primis, la casalinga, ho il canale e poi sto in radio. In questa radio locale qui della zona, quindi si chiama Radio Incontri. Se volete ascoltarmi anche in radio, poi vi lascerò quando avrò modo sotto anche il link del podcast, potete ascoltare tutte le puntate del mio programma. Il mio programma si chiama Gocce di Benessere. Di cosa parlo? Parlo di psicologia positiva, do consigli sul benessere psicofisico, do consigli motivazionali in un certo senso per vivere al meglio le nostre giornate.
E tra i consigli che do, dico sempre, cerchiamo di tenere un diario, cerchiamo di tenere un quaderno dove ci appuntiamo le nostre emozioni, sensazioni, giorno per giorno, anche per vedere come varia, come matura la nostra vita di giorno in giorno, cosa ci manca, cosa possiamo migliorare, eccetera, eccetera. Quindi in un certo senso questo è quello che faccio in radio. E poi, quindi creo contenuti. Come qui per il canale, anche per la radio. Quindi anche in radio scrivo le mie puntate. Sono più di 2 anni che conduco questo programma e per cui ogni volta devo escogitare una nuova puntata, nuove cose da dire. Devo cercare di andare a cercare qualche rivista, qualche articolo dove prendere spunto. Devo, tra virgolette, studiare qualche libro di psicologia dove poter prendere anche degli spunti per raccontare tante cose, insomma, analizzare vari aspetti della vita. E per cui è un programma che mi dà molta gioia. Ho scoperto l'amore, la passione grandissima per la radio. Proseguiamo poi con la scrittura. Sicuramente non lo sapete forse, ma sto scrivendo un romanzo e dei racconti. Il romanzo ormai, diciamo, l'ho un pochino accantonato per mancanza di tempo, perché anche per leggere tanti libri, fare le recensioni, creare i contenuti per la radio e per il canale mi porta via comunque tempo. Poi, diciamolo, una figlia, un marito, la casa da sola, sempre senza aiuti, comunque a volte è un po' impegnativo e quindi non ci se la fa. Non vorrei fare di più, ma faccio quello che posso. E quindi vorrei portare avanti questo romanzo, vi dicevo. Sto continuando a scrivere poesie e dovrebbe il prossimo anno uscire un altro libro, un'altra bella raccolta più cicciona di poesie, perché questo l'ho scritto è stato pubblicato, diciamo, nel 2009, quindi insomma più di 10 anni. E nulla, quindi questo è quello che faccio. Per quanto riguarda i miei studi, come potete capire, radio, canale YouTube, passione per la scrittura, passione per la lettura, sono laureata in scienze della comunicazione, vecchio ordinamento, e mi sono laureata con Francesco Giorgino, quindi il giornalista del TG1, una bella tesi corposa di più di 400 pagine, quindi un anno e mezzo di tesi sorvogliata. Però, insomma, è stato un bel percorso. Ho fatto ragioneria, un po' controvoglia, però comunque andavo bene, mi piaceva, era interessante, ma non era nelle mie corde perché ho sempre amato le materie umanistiche. Andavo bene lì e adoravo quello. E nulla, poi dopo il diploma ho deciso di continuare andando all'università e di scegliermi proprio una facoltà affine alle mie passioni, più vicina alle mie passioni. E arriviamo al punto, dopo la laurea, anzi anche prima della laurea, ho iniziato a lavorare come giornalista. Quindi il sogno nel cassetto era quello del giornalismo e lo è stato, nel senso lo ho realizzato per 8 anni, scrivendo per dei settimanali e scrivendo anche per dei settimanali, dei mensili. Di giornali anche mensili che uscivano una volta al mese e ho scritto anche per dei giornali online. Quindi diciamo che come giornalismo sul campo mi divertivo parecchio perché comunque mi concentravo molto sulla cultura, quindi facevo anche per i giornali recensioni di libri, facevo anche per i giornali interviste a degli artisti, interviste ai ragazzi perché collaboravo con le scuole, quindi cercavo sempre comunque qualche notizia frizzante su qualche ragazzo che magari si distingueva per qualcosa e poi cercavo sempre articoli da scrivere su persone che si distinguevano nel campo comunque artistico, quindi questo era un po'. Poi ho fatto anche articoli di cronaca, insomma. La mia passione era quella e poi adoravo fare le fotografie perché i miei articoli erano, diciamo così, affiancati da varie foto che facevo
che facevo io, insomma, e quindi da lì già avevo la passione per la fotografia. Poi fare delle foto anche per il giornale dove lavoravo, beh, insomma, era bello. A volte facevo anche solo delle fotografie per questi giornali, quindi insomma, era bello. Però il mondo del giornalismo, se lo seguite lo sapete, purtroppo ha subito negli anni e tuttora comunque un po' in crisi, quindi non ero pagata tantissimo. C'era un bel lavoro dietro perché comunque devi intervistare le persone, devi creare poi l'articolo, devi andare a recuperare materiale se serve, devi scaricare le foto, mandare le foto, selezionarle, stare attento a come scrivi un articolo perché poi insomma polemiche potrebbero nascere, magari l'intervistato, la persona che ha intervistato avrebbe voluto che tu scrivessi 8 pagine sulla sua vita, eccetera. Quindi, insomma, un campo un po' minato, un po' delicato, però era la mia passione. Infatti, prima o poi spero di riprendere a collaborare, a lavorare per qualche rivista. E niente, questi sono stati comunque i miei studi, le mie esperienze. Ne ho avute altre lavorative, ma non mi dilungo, altrimenti apro un altro canale dove parlo della mia vita. Spero comunque di avervi fatto più o meno capire, ecco, gli studi che ho fatto, quello che faccio attualmente. I progetti sono quelli collegati comunque alla lettura, nel senso che voglio continuare la radio, voglio continuare comunque a fare video per voi qui sul canale, a intrattenervi. E la passione, essendo forte per la scrittura, vorrei riprendere in maniera più seria questa passione e cercare di concludere questa raccolta di racconti e questo romanzo, diciamo, quindi voglio andare avanti con questa passione. Il mio sogno nel cassetto, senza che ve lo dico, è aprire una libreria caffetteria. Quindi il mio sogno sarebbe proprio avere un locale bello grande, magari con un bel giardino dove poter fare i miei incontri, ospitare comunque gli autori, cercare di fare dei laboratori per i bambini. Insomma, il mio sogno sarebbe quello proprio di avere una mia libreria dove poter gestire il tutto come desidero. Quindi prima o poi, chi lo sa, aprirò magari una libreria. E nulla, poi cos'altro dire? Penso insomma di aver detto più o meno tutto. Posso dire del canale? Sicuramente il canale è stata una scelta legata al fatto che anch'io guardavo molti video di vari booktuber, quindi proprio la passione è nata così, scoprendo per caso che su YouTube, oltre a video make-up, a video di cucina ci fossero molti validi, ma validissimi, e ci sono, quindi cercateli perché ci sono dei validissimi booktuber che parlavano quindi di libri. Quando ho scoperto questa cosa, cioè mi sono proprio illuminata, quindi magari spicciavo casa, stiravo, facevo e mi ascoltavo questi video. Quindi ascolta video dopo video, ho detto: ma perché anch'io nel mio piccolo voglio parlare di libri? Perché non aprire anch'io? Proviamo un canale YouTube. Io ero già in radio, quindi anche a livello di parlantina, a livello insomma di creare contenuti, li creavo già per la radio, conducevo il programma Incontri d'autore, quindi parlavo comunque di libri. Ho detto, ok, proviamoci. E devo dire che piano piano, come una tartarughina, perché ci sono delle booktuber, beate loro, che aprono il canale e dopo 6 mesi 8.000 iscritti. Vabbè, magari avranno più conoscenze, avranno i loro metodi, mezzi, non lo so, però insomma c'è chi magari ha la possibilità di far crescere in maniera così boom subito il canale, e chi, e ce ne sono parecchi come me, piano piano fa crescere il proprio. Io comunque sono soddisfatta e contenta di tutti i miei iscritti, anzi vi ringrazio ogni giorno, perché comunque parlare con un pubblico anche piccolo, però è una mia comunità in un certo modo, per cui mi fa piacere che mi seguite, che mi commentate, per me è uno stimolo giorno dopo giorno ad andare avanti con questa mia passione. Bene, video chiacchiere diciamo finisce qui, spero comunque che vi sia piaciuto questo video, è stato così per conoscerci meglio. Se avete delle domande, qualsiasi comunque da fare, lasciatemele sotto nei commenti e ci vediamo domani per un nuovo video.